Riccardo Cristiano, Liberi TV, La Mesia Terme. Siamo all'Hotel Class per il workshop organizzato appunto dall'associazione Prometheus, dove praticamente abbiamo appunto alla mia destra la dottoressa Graziella Mazzi, alla mia sinistra Angelina Petti. Non l'ho preparata, vedi, non l'ho preparata, la risata ci sta, no, comunque. Una dottoressa, una teacher. Ma guarda, sono teacher, vedete come adesso come libera questa intervista, perché ci siamo liberati tutta questa mattinata, ci hanno fatto fare di tutto e di più, abbiamo riso, ci siamo rilassati, ce l'ha spiegato anche prima Richard, ma adesso ci vuole quell'attimo di raccoglimento per cercare di farci capire come mai hanno portato qui in Calabria questo yoga della risata, che di cosa si tratta, anche se in un'altra intervista ce l'hanno accennato, diciamo così, ed ecco a Graziella, dai. Lo yoga della risata è una tecnica potentissima che aiuta a rigenerarsi e a riattivarsi, ed è per questo che abbiamo pensato, appena diventati leader, di portarlo lì dove noi lavoriamo. È un'associazione, la Prometheus, che lavora sul territorio appunto da 5 anni, quindi appena abbiamo conosciuto lo yoga della risata abbiamo detto: ok, fa per noi, può entrare nella nostra associazione, perché è in linea con quello che era la nostra missione, cioè portare benessere. Quindi per noi la tecnica dello yoga della risata è importante perché porta benessere, e quindi l'abbiamo voluta con tutto noi stessi in Calabria, e abbiamo trovato terreno fertile perché Richard ha detto subito sì, anche perché noi l'abbiamo conosciuto 2 anni fa proprio qui alla Mezzia Terme, quando è venuto per la prima volta. Adesso chiedevo invece ad Angelina quello che poi un pochino ha accennato anche Richard, che la Calabria è una terra particolare, dove forse bisognerebbe non tanto esportare quanto rimanere qui per cercare di valorizzare quello che è invece il territorio. Voi siete del territorio, tra l'altro venite da un contesto culturale molto bello, che è Carlopoli, giusto, posso dirlo, vero? L'entroterra, sì, benissimo, l'entroterra. Qual è l'esperienza, diciamo, dello yoga della risata di una persona che magari lavora, o anche una persona che comunque vive e vuole magari rilassarsi, vuole capire, vuole ridere e vuole soprattutto comprendere se stesso? Beh, lo yoga della risata è positività, è creatività, è un atteggiamento particolare nei confronti della realtà. Nella nostra terra noi abbiamo bisogno di recuperare il senso della positività e il senso della creatività, sì. E quindi lo yoga della risata, che è un esercizio di consapevolezza corporea, che è consapevolezza d'anima, sì. Consente di concentrare l'attenzione, concentrare le risorse e le emozioni proprio su ciò che ci serve per poter realizzare nella nostra terra. La nostra terra è come tutte le altre terre, certo. E quindi accoglie i semi, e quindi accoglie tutto ciò che esce fuori dalla semina, no? Dalla con la raccolta poi noi vediamo i frutti, no? Di quello che noi andiamo a fare. Quindi lo yoga è questo, è consapevolezza. Tra l'altro Richard ci ha anche spiegato, io ho partecipato a questa sessione di workshop, il ricollegarci con la madre terra, che comunque la madre terra non è soltanto la terra fisica, ma è la terra che è anche aria, ma quello che c'è dentro di noi. Poi vabbè, io invito proprio a partecipare a un workshop perché è diverso da quello che si descrive, cioè quindi magari chi è nella zona può approfittare, trovarvi, visto che il gruppo Prometheus, l'associazione Prometheus è nella zona, e sperimentarlo personalmente, sperimentarlo sulla propria pelle. Magari uno passa una settimana brutta, dice quasi quasi un sabato e domenica, un fine settimana lo faccio sperimentando che cos'è lo yoga della risata e ricollegandomi con il mondo. A questo punto io chiedo a Graziella. Graziella, sul territorio hai riscontrato, visto che comunque questo yoga della risata va avanti da qualche tempo, avete girato le scuole, quali sono stati gli aspetti positivi soprattutto? Noi siamo in giro a portare lo yoga della risata oramai da un anno. Abbiamo sperimentato nelle scuole, è stato un successo importante perché abbiamo riscontrato subito il benessere sia da parte dei bambini, dei ragazzi, che da parte degli educatori, quindi degli insegnanti. Poi in questi proprio ultimi 4 giorni insieme a Richard abbiamo fatto un tour meraviglioso, quindi siamo andate nelle scuole elementari ma anche
nei licei e nelle scuole superiori, e abbiamo potuto riscontrare non solo con le scuole dove eravamo già stati, quindi il livello di ancoraggio che si era creato, ma anche la sorpresa di chi non conosceva la tecnica e quindi è rimasto entusiasta e coinvolto in questa magia, perché si tratta, quello che si scatena è proprio una magia energetica. E questa magia energetica, io vorrei chiedere anche ad Angelina Pettinato, che è anche scrittrice di un libro, scusa, diciamolo, Sognando la meta, e chi non sogna come meta la tranquillità, soprattutto emotiva, cercare di trovare un equilibrio, quindi mi vuoi dare un accenno di cosa ci aspettiamo, che cos'è la felicità? C'è una bellissima frase di Herman Hesse, tra l'altro io amo Herman Hesse, non dico che ho tutti i libri, uno delle farfalle, mi piace un sacco, comunque vabbè, parliamo con Angelina. Beh, Sognando la meta è nato prima che io conoscessi lo yoga della risata, ma con lo yoga della risata ha assunto un nuovo sapore, perché comunque descrive la storia di persone normali che scoprono se stessi nella normalità, nella quotidianità, perché non è che dobbiamo fare, cioè questa idea che dobbiamo fare chissà grandi cose, invece la felicità sta nelle piccole cose, sta nel rendersi conto di essere presenti nella quotidianità, e quindi Sognando la meta è la storia di persone normali che affrontano un percorso di introspezione, ma è un'introspezione che ha bisogno dell'ambiente, che ha bisogno dell'altro, ed è grazie all'altro poi che scopre la bellezza di raggiungere la meta. Perfetto, io ringrazio Angelina Pettinato per averci dato questa descrizione bellissima del suo romanzo, tra l'altro La felicità e amore nient'altro, dice Herman Hesse. Adesso bisogna riprendere i lavori perché è la seconda parte, e quindi io vi ringrazio per l'invito, invito tutti a partecipare perché è stupendo, veramente stupendo, un'esperienza particolare, quindi calabresi e non solo, venite, partecipate, perché potete imparare a ridere, come dice il libro appunto di Richard Romagnoli. Grazie. Oh, oh, ah, ah. Grazie a te.